Il ruolo della diversità, dell'attrarre sul territorio persone di talento, qualsiasi sia la loro provenienza, il loro ambito disciplinare, di creare un ambiente dove le persone si possono incontrare, confrontare, proporre delle idee. Un territorio può fare questo in tanti modi, può farlo con delle infrastrutture, può farlo con delle politiche, può farlo con degli eventi, con delle occasioni di aggregazione, con l'associazionismo. A me farebbe molto piacere avere proprio la prospettiva di Manuela Arata, Presidente del Festival della Scienza, per capire se e come occasioni di questo genere possono contribuire a fare una città smart. Sì, grazie. Sì, io faccio di mestiere brevetti, spin-off, trasferimento tecnologico e innovazione. E effettivamente non c'è innovazione se non c'è un ambiente che è in grado di percepirla e di accettarla. E quindi qui parlo di social inclusion, che è l'elemento fondamentale. Noi con questo festival, che quest'anno è il decimo, quindi è un lavoro che risale a parecchio tempo fa, stiamo giusto cercando di preparare la Smart People. Da un lato con un impegno rispetto al mondo dell'educazione, credo che si comincino a vedere un po' di risultati. Abbiamo avuto grandi aumenti di studio della matematica, che è il grande gap italiano. Noi abbiamo avuto il 100% di aumento di iscritti a matematica a Genova, quindi da 40 a 80, non da 2 a 4. E altre materie stanno beneficiando di questa consuetudine che i nostri ragazzi cominciano ad avere con la scienza, e sostanzialmente credo che sia di interesse anche delle aziende il fatto che stiamo creando un vivaio di nuovi progettisti, perché questo paese ha perso tanti progettisti e abbiamo bisogno di ricostruire questo tessuto. E in questo è molto importante il coinvolgimento delle famiglie, perché devono capire perché un figlio preferisce studiare fisica piuttosto che studiare economia, no? E quindi anche le famiglie vanno coinvolte. E credo che effettivamente l'atmosfera che si vive in questa città in occasione di questo evento è la cosa che ha stupito gli americani e quelli di Shanghai, e Ertl, premio Nobel della chimica, che ha detto: io mai visto una cosa del genere. Perché la città che ha risposto? Credo che avesse le basi solide di cultura tecnica profonda, e quindi questa proposta che noi abbiamo fatto come mondo della scienza, che aveva bisogno di promuoversi, perché questo è stato l'inizio, di fatto è stato raccolto per questo. Ed effettivamente guardate che Genova oggi è molto avanti. Io vengo da Murcia in Spagna, dove abbiamo fatto una riunione di un progetto che si chiama Places, le città della scienza, e sostanzialmente effettivamente noi vedevamo che siamo andati già molto avanti. Carlo Ratti è con noi da più di 2 anni. Le sue Sensible Cities sono già venute a dialogare, a produrre cose a Genova ormai da tempo, e quest'anno, a supporto dell'esplosione del progetto Smart City, abbiamo deciso di fare un ciclo dedicato di dibattito cittadino su quelli che sono i progetti di Smart City. Oggi però parliamo soprattutto di ICT. E effettivamente anche qui secondo me c'è uno spazio sociale molto grande. Genova è la città più vecchia d'Italia, e i più grandi beneficiari del sviluppo ICT a supporto dei servizi cittadini sono proprio gli anziani, perché si evita di dover correre a destra e a manca. Quindi io immagino e lancio il tema della salute, perché sulla salute gli anziani perdono veramente metà della loro vita in fatica, in burocrazia. Credo che se da Genova partisse un progetto di semplificazione utilizzando queste tecnologie sarebbe molto utile. Tra l'altro Genova, dopo il Bambin Gesù, ha al Gaslini il progetto della Smart Inclusion, che è i bambini ricoverati in ospedale che mantengono un rapporto con la loro classe, la loro scuola, che è un progetto fatto da Telecom e dal CNR, e quindi credo ci sia già un terreno molto fertile. Ma una cosa molto carina è questa, e l'abbiamo avviata lo scorso anno, credo che la possiamo potenziare con l'aiuto di Smart City. L'anno scorso abbiamo fatto gli angeli digitali. Gli angeli digitali, facendo circolare in città giovani con i tablet che fermavano gli anziani
per insegnargli a navigare. Questo tra l'altro crea l'occasione per un patto tra generazioni, perché questi giovani diventano i consulenti. Io ho una madre che ha 82 anni, naviga come una pazza, e ha tormentato un mio cugino ingegnere, un mio giovane, perché li facesse da consulente. Quello che stiamo cercando di creare è questo meccanismo: io giovane un po' certificato, sono uno studente dell'università, divento il tuo consulente di te persona anziana, e quando non ti funziona il computer o c'è qualche problema mi dai una chiamata e io vengo. In questo modo noi facciamo anche un match tra generazioni. E l'ultima cosa bella di Smart City, ma è la più fondamentale, è l'approccio scientifico nell'affrontare i problemi della città. E faccio due esempi e poi mi taccio. Noi abbiamo un problema idrogeologico molto grande, che non possiamo affrontare se non in maniera evolutiva. I cambiamenti climatici stanno cambiando l'impatto, per esempio, delle grandi piogge sul territorio. Non basta costruire attenendosi alle norme esistenti, le norme stesse cambieranno, ma non fanno tempo a cambiare e non si può fare una buona pianificazione cittadina se non si ha la capacità di guardare molto avanti. Il fatto di avere un supporto da parte del mondo scientifico ad affrontare questi problemi mi sembra dirimente. L'altro, visto che c'è Paola Gerdini, lo cito: la partecipazione del mondo scientifico al processo decisionale. In questo paese manca, negli Stati Uniti ci sono le borse del congresso, qui il Parlamento prende sempre delle decisioni senza avere nessuna base scientifica. E l'esempio sono le norme sull'inquinamento elettromagnetico. Noi abbiamo dei livelli molto più stringenti di quelli europei, semplicemente che il nostro Parlamento, quando ha dovuto decidere, ha detto vabbè, in Europa fanno due, noi per essere sicuri, tanto per non saper né leggere né scrivere, facciamo sei. E questo non è un modo serio di affrontare i temi. Io credo che una comunità scientifica che si mette al servizio dei decisori porta un contributo straordinario anche nell'intelligenza delle decisioni che si prendono. Noi come festival ci lavoriamo.